Nuovi spazi dedicati ai bambini nella Biblioteca Regionale Salvatore Tommasi, che assieme alla Biblioteca Giovanni Tantillo dell'Istituto Cinematografico La Lanterna Magica, ha inaugurato un'area dedicata alla sezione Bambini, in cui il mondo dei libri si unisce al cinema e alla tecnologia digitale. La Regione ha sottoscritto infatti una convenzione con la Laterna Magica che prevede l'unione del patrimonio librario della Biblioteca con il patrimonio cinematografico dell'Istituto, unione rara a livello nazionale. A rappresentare la Regione il Vicepresidente del Consiglio Regionale, Roberto Santangelo. Oggi è un momento importantissimo per la regione Abruzzo, è un esempio virtuoso in cui l'istituzione pubblica della biblioteca regionale si fonde all'archivio storico riconosciuto dal Ministero della Lanterna Magica e metteranno a disposizione di tutti i ragazzi abruzzesi un nuovo spazio dotato con oltre 5.000 pubblicazioni, libri, riviste, uno spazio dedicato ai più piccoli. Quindi diciamo, il pubblico che si fonda a un'iniziativa privata, che mette a disposizione un patrimonio importante e fruibile per tutti i ragazzi sin da oggi. Presenti gli alunni della primaria Maria Leventre dell'Istituto Comprensivo Patini, lo spazio è frutto di una collaborazione in cui i libri e gli arredi sono in parte proprietà della biblioteca, in parte donati proprio dall'Istituto Cinematografico dell'Aquila, nelle finalità previste dal progetto Read and Grow, che ha consentito all'Istituto di donare anche più di 500 libri nei giorni scorsi a pediatria dell'ospedale e altri all'asilo di Tempera. L'Istituto possiede il primo archivio in Italia per tipologia di materiale conservato e ha ottenuto dalla sovrintendenza archivistica il vincolo di tutela. L'auspicio di tutti però è che la biblioteca, presso, torni in centro e così vuole anche la Regione. Come diceva Rodari, la lettura non è un, 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 come si dice, una necessità primaria, la, lettura, la piacere della lettura va indotto. E Di conseguenza bisogna cominciare da quando si è piccoli, bambini e l'istituto, assieme alla biblioteca, ha pensato un percorso: proprio leggi e cresci, cresci culturalmente, cresci in immaginazione, cresci in uh, ricchezza di vocabolario. E si è stato fatto un percorso che è cominciato da marzo e finisce oggi con l'inaugurazione di uno spazio dedicato ai bambini in una biblioteca pubblica. Con la speranza che poi questa biblioteca pubblica torni in centro, dove avrà sicuramente una giornata maggiore fruibilità.